La pesca è destinata a morire. Ci sta ammazzando la comunità europea. Ma perché? Ma perché? Non si danno pace i pescatori della Liguria. L'Unione Europea ha preso infatti l'ennesima decisione che porterà molti di loro ad alzare bandiera bianca. Sì, io dico che andiamo a tramontare, andiamo a finire. La minaccia per questi pescatori arriva dall'ultimo regolamento europeo. Si prevede un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca. Cioè, si danno contributi pubblici a chi smette di pescare, specificando che l'arresto deve avvenire tramite demolizione del peschereccio. Non voglio demolire, io mi rifiuto di essere assassinato. Qui si vuole rottamare un mestiere. Non si tratta di sostituire vecchi pescherecci con nuovi. Al contrario, il regolamento stabilisce che il beneficiario non registra un altro peschereccio nei 5 anni successivi. Cioè, chi demolisce la sua barca smette di lavorare. Sei disoccupato. Ma perché dobbiamo sparire? Perché dobbiamo sparire? Si chiedono perché devono sparire i pescatori. E sono incazzato, sì, perché adesso che ti danno la demolizione, cosa serve? Vuol dire che morirò prima. Se ne stanno inventando tutti in modo da poterti sempre limitare in tutto. Certo. Tutto questo avviene naturalmente per lottare contro i cambiamenti climatici. È uno sterminio, ci stanno elevando. Per quale motivo? Perché? Perché? Perché devi togliere lavoro a tutte queste persone che lavorano? Perché? A rischiare la sopravvivenza in tutta Italia ci sono la bellezza di 350 pescherecci, in particolare quelli a strascico, ovvero le barche che portano sulle nostre tavole la maggior parte dei pesci che mangiamo. Il commissario della pesca si preoccupi del salmone, lasci perdere quelle che sono le tradizioni del nostro paese. Capita! Una tradizione millenaria, quella della pesca in Italia, fatta di sacrificio e di passione. Molti di questi pescatori tramandano il lavoro di padre in figlio. Le loro barche, per molti, sono le loro case, che adesso l'Europa vuole rottamare. La mia è quella lì, con la fascia blu. Nuova Alessia. Mia moglie si chiama così e l'ho chiamata così. Per me è come una seconda moglie. In effetti passo più tempo con lei che con mia moglie. La nostra vita, il nostro ossigeno. Quando te fai un lavoro che te lo tramanda mio papà Giovanni, mio nonno Felice, mio bisnonno Giuseppe, ma è vita, è vita. L'Unione Europea si dovrebbe svegliare. Purtroppo siamo una marea di pescatori. Cosa penso, che ci eliminano tutti così? Questo cosa comporterà? Comporterà un aumento delle importazioni che sono già elevate e quindi i nostri pescatori dovranno stare a terra, non potendo andare più in mare e a vedere che arriva sulle nostre tavole pescato dall'estero. Eh sì, proprio così. Rottamare i nostri pescherecci porterà un calo del 40% del pesce nostrano a favore delle grandi potenze europee che di conseguenza aumenteranno le esportazioni nel nostro paese. Avremo altra scena, non ci sarà più la frittura, non ci saranno più i gamberi, non ci sarà più il gamberone di Santa Margherita, non ci sarà più niente. Ma perché vogliono questo? Perché sono le multinazionali che spingono, allora perché Beni? È tutto lì il discorso. Alcuni di noi hanno pensato anche che aleggi un po' lo spettro delle multinazionali che vogliono puntare sul cibo sintetico. Lei la mangerebbe la plastica? No. Ecco, è perché devo mangiare il sintetico. E noi qui, a Fuori dal Coro, ve lo stiamo raccontando da tempo che l'Europa sta spingendo sempre di più per il cibo sintetico. L'Europa ci terrorizza con l'allarme climatico per farci cambiare abitudini anche a tavola. Siamo venuti fino a Vienna perché qui è nato il primo salmone vegano stampato in 3D. E in nome della salvaguardia del pianeta, con una pioggia di soldi alle multinazionali, spinge avanti i nuovi cibi, come il salmone in 3D di una nuova azienda austriaca finanziata con 2 milioni di euro.
faceva il discorso di mangiare una storia, una cultura, ci sono delle persone dietro il cibo. Cioè quando uno mangia un nasello pescato qui nel Golfo, c'è una storia di persone che si alzano la mattina, vanno in mare. Una storia che il nostro Ministero dell'Agricoltura potrebbe cancellare, visto che l'input europeo è già stato recepito dai nostri politici. Tanto che, come vedete, è già previsto un aiuto finanziario per il ritiro permanente dei pescherecci. Non lo so perché ce l'hanno con noi. Non capisco questa cosa di voler assolutamente volerci demolire. Sta di fatto che 74 milioni di euro sono già pronti per demolire centinaia di pescherecci. Ho creato quella barca lì, ci ho messo il mondo, ci ho dedicato una vita, era il mio sogno, è svanito, è svanito, non per colpa nostra.